Mille camicie per giocare a questo gioco, mille paesi che sono messi a ferro e fuoco. Chi sopravvive morirà a ferro e stelle. Questa è una guerra come tutte le altre guerre. Mille soldati per entrare nella storia. Viva l'Italia, viva sempre tre Savoia. Ma viva pure chi a guerra si è ribellato. Questa è una guerra che non se ne è mai parlato. Le bugie che vanno sempre più lontano. E la realtà che si fa strada piano piano. Tra le parole di canzoni cancellate. Questa è una guerra di brigate cambiate. Nel frattempo il generale Landi,
che già aveva rifiutato rinforzi e punizioni a forza, scongiurando lo sterminio delle camicie rosse, mascherandosi dietro ogni fiende rinforzo in cui di pagare ciù, cioè il fair play finanziario, fece suonare l'etro un bel segno di ritirata. Uno dei mille corse da Garibaldi gridando: generale, troppa! Garibaldi capisse: troppa! E grifato come stava, si lanciò all'attacco, colpendo alle spalle i borbonici che erano in ritirata e compiendo così il miracolo di Calatafini. Da non confondersi con il miracolo di Altafini, ex calciatore del Napoli che alle spalle prese la moglie di Parisoli, il suo compagno. Riconoscendo i meriti al generale Landi, immediatamente Peppe gli firmò un assegno di 14.000 ducati e lo nominò generale di corpo d'armata. Landi se ne andò a Ischia convinto di tenere risolto le sue compagne, ma invece un anno più tardi, quando si presentò al banco di Napoli per incassare i 14.000 ducati d'oro che secondo lui gli aveva dato Peppe, scoprì che sulla sua copia dell'assegno c'erano 3 zeri in più. Peppe gli aveva dato 14 ducati, ma aveva fatto manca. Landi per questa delusione fu colpito da ictus e morì in scappare di tutti i santi. Peppe, incalzito per disperare il dottore di Calatafini, si inoltrò nel cuore della Sicilia, mentre le navi inglesi sempre più numerose le controllavano le coste con movimenti frenetici. In realtà, la flotta inglese seguì in parallelo del mare l'avanzata delle camicie rosse su terra per garantire un'uscita di sicurezza tale che loro di Garibaldi non si fidavano perché poteva fare una strozzata da un momento all'altro. E per questo motivo gli inglesi fecero arrivare in Sicilia corposi rinforzi, armi e soldi per il rivoltoso e preziose informazioni da parte di altri traditori vendutisi all'invasore per fare del sud una colonia. Dato che a sud c'era il mare, nacque così l'idea della colonia marina. Con l'accento di corruzione gli inglesi dettero a Garibaldi notizie certe, fino a farlo entrare a Palermo. Come arrivò a Palermo? Gli si fece incontro una donna che gli offrì pane e panelle e pane e ameusa. Buono, esclamò Garibaldi, che cos'è? Pane con ameusa. Ah, è solo ameusa, quell'altra ameusa, chi sa mangia? Di cazzo, come sei spiritoso! Garibaldi, che teneva solo mezza reti, capì, a Milazzo dopo tutto cosa. E detto fatto, partì per Milazzo. Qui ormai, rafforzato da uomini e armi moderne, vince la battaglia contro i borbonici. Siamo giunti così alla fine di lui, alle soglie di uno dei massacri più violenti e sanguinosi che la storia di questo paese possa mai ricordare. Bronte. E perdonatemi se non proverò a strapparvi un sorriso, ma sugli sterminati non si ride. Siamo nella provincia di Catania, 15 di Alette. Anche allora, come oggi, la contrapposizione era tra i ricchi e i poveri. I primi continuavano ad arricchirsi alle spalle dei poveri, che si impoverivano sempre di più. Da un lato i latifondisti, proprietari dei terreni capeggiati dagli eredi dell'inglese Nelson, quindi coloro che avevano praticamente permesso a Cavour di avviare la rapina del regno, e dall'altro i braccianti, i comunisti o comunali, capeggiati dall'avvocato Lombardi. I poveri e i braccianti si aspettavano una redistribuzione delle terre tra chi ne era stato il legittimo proprietario, il popolo, prima che i ricchi inglesi li avessero in dono dai borboni. Si aspettarono finalmente il riscatto sociale, non sapendo che allora come oggi le parole servono solo a farti capire di tanto, ma ormai nulla più vuole occorre che ancora una volta qualcuno ti sta affrontando. Tutto cambia finché non la cambi. Allora come
che era brigante, muretta accesa, perché non c'era momento stato.